Disastro ambientale, inquinamento ambientale, delitti colposi contro l'ambiente e traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Quattro nuovi reati ambientali più i delitti colposi contro l'ambiente e il raddoppio dei termini di prescrizione di tali reati. Il Partito Democratico mantiene la promessa e passa al Senato con 165 voti favorevoli, 49 contrari e 18 astensioni il disegno di legge che rappresenta un vero e proprio salto di qualità nell'azione di prevenzione e repressione dei delitti contro l'ambiente. Un testo migliorato che attende ora il timbro della Camera. Noi siamo molto soddisfatti dell'approvazione stamattina con una larghissima maggioranza al Senato del disegno di legge sui reati ambientali. Crediamo che siano state mantenute, gli aspetti fondamentali dell'impianto che era stato approvato dalla Camera, su cui molti gruppi avevano lavorato, con l'introduzione nel nostro ordinamento di reati fondamentali come quello del disastro ambientale e dell'inquinamento ambientale. C'è anche una distinzione rispetto ai comportamenti e ai reati di natura colposa, con una riduzione di pena che però non introduce, come era parso in un primo momento, la non punibilità. Un obiettivo atteso da tempo e una risposta concreta affinché in futuro non ci siano più casi Eternit o Bussi. Ora la palla passa naturalmente alla Camera, noi siamo pronti a fare ogni sforzo perché venga approvato in tempi rapidi senza nessuna ulteriore modifica e quindi si possa finalmente portare a compimento un percorso atteso da 20 anni che dà una risposta importante anche ai casi come Bussi o Eternit di cui abbiamo discusso spesso anche in queste settimane.